Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per provare LR Goku Int. Tanto è Base Goku, quindi LR Goku Int, eccolo qua. Vabbè, andiamo e basta, non dico niente e basta, ce lo proviamo, ok? So già una cosa, quando ci sarà il buff attivo di Bulma vedremo tanto danno. All'esterno di quello possiamo vedere un'esplosione ogni turno. Fine. Ok, è giusto dire anche però una cosa, visto che... La parte di passiva che si basa su più nemici è un attimo un po' particolare, nel senso che non c'è fight dove si attiva bene, tranne il torneo, non la prendiamo in conto. Il problema è che non vi potrò mai far vedere la difesa di questo Goku, perché ha tutto il lancio. È giusto chiarire una cosa, l'abbiamo già detta ieri, credo. Non mi ricordo, però va bene comunque, la chiariamo. Pre-special si ritrova con un 190 di media, 190.000 di media, ad ability full ovviamente. Quando link anche All in the Family, ok? All in the Family gli lascia un po' di difesa, un bel po' di difesa in più in questo caso. Con Goku fisico... No, non ce l'ha comunque, ok. Si ritroverà già su 200.000. Ora, questo è il server privato dove non c'è Sin, ma meglio così, perché se vi facevo lo showcase da Sin, non c'era divertimento. Perdevamo, fine, ve lo dico. Comunque, non è un PG primo slot, questo è giusto anche dirlo. Non è un PG primo slot, non lo sarà mai, è un PG da secondo slot. È un PG da secondo slot che fondamentalmente... Con i buff e tutto, ora mi sono portato Goku proprio per il fatto che genera orb, lui vuole stare a 21 key, non è proprio la roba più semplice da ottenere, finché non facciamo un finishing blow. Ah sì, vero, è il finishing blow dove lo tiriamo? È difficile tirare il finishing blow, è il finishing blow raga, sì vabbè partiamo benissimo, lo so, ameno, non c'era il tank. Sì, potevo mettere Goku all'inizio, però dopo mi casina le turnazioni. Voglio solo farvi vedere Goku io. Voglio giusto farvi vedere Goku. Ora, però a prescindere, stavo dicendo, il finishing blow è un po' particolare, perché deve essere lui ad uccidere, okay? Questa cosa è giusto ricordarsela. Deve essere lui ad uccidere il nemico per poter attivare il buff del finishing blow. Not fun, nel senso, not fun. È sempre stata una meccanica, a me non piace. Ok. Non ho visto il danno. Sì, fa danno. Ha fatto un add di ability. Ora, vi voglio dire io cosa fa più danno e ha una difesa equiparabile alla sua, cioè da esplosioni. Dotten e Gohan. L'LR anniversario. Anzi, tankano in realtà. C'è di tutto buono confronto a questo Goku. La cosa che a me dà fastidio di questo Goku è, per quanto le animazioni siano carine e tutto, è un PG completamente sprecato. È sprecato, fine. Non serve a niente. Questo. Cioè, come? Come puoi fare un PG così? Come? Voglio sapere come. Come puoi fare un PG che non serve a niente? Ora, c'è qualcuno che dirà, sì, ma è una Legendary Summon. Vabbè, che me ne frega che è una Legendary Summon. Salve, vi ho messo un Goku base che è 400 volte più forte e utile di Goku Int. Goku Kai è utile? È forte? Tanka! I danni non sarà quasi mai sul, oh mio Dio, miliardi di danni. Attenzione, in realtà, li può fare tranquillamente. Quando prende tutti i colpi. Però anche lui dopo può fare danni, tranquillamente. Non saranno danni uguali a quelli di Goku Int. Però da un lato c'ha... Ah, mi tiri la special? Counter! E Goku cos'ha dalla sua? Cos'ha dalla sua Goku? Perché non mi sembra di aver letto niente oltre ho tante stazze e basta. Mi sembra che faccia solo quello, ho solo tante stazze. Bah sì, dai, attiviamo questa. Vorrei tenermi l'active skill di Goku per Metal Cooler fisico, non Link. Però
Non serve a niente sto PG. A me dà fastidio questo di sto PG. Non serve a niente. Non ha niente nel kit. Non esce un LR così, ho visto ieri. Non esce un LR che non ha niente nel kit oltre a tante stats. Da Kid Goku, Pan e Trunks. Pantegana LR, ragazzi. Non esce un LR così da Pantegana LR. Credo di aver detto tutto. È pensata male, è pensata in uno stile che è vecchio per Dokkan, per quanto mi riguarda, ok? È uno stile che è troppo vecchio per Dokkan, non va bene. Ok? Non va bene così. Non serve assolutamente a niente. E questo, secondo me, è troppo problematico come roba. Ora, comunque, la difesa, visto che ho detto che non la possiamo mai vedere, è tutto al lancio. Tranne il 150 all'inizio del turno, è tutto al lancio quello che fa. Ora, con All in the Family, contando però niente più nemici, solamente chi è 21, attacco e difesa 100 al lancio, arriva a raggiungere anche un 800.000 di def, ok? Ritorniamo sul punto che però non serve a niente. Perché? Ma TTD, perché dici che non serve a niente tutta quella def? Beh, mi sembra anche abbastanza semplice da spiegarlo. È inta all'evasione. Forse col se gli date 5 eva, evade. Perché per il resto non può tankare nessuna special del gioco. Yes. Ebbene, non ha meccaniche questa carta. Scusate se mi sto lamentando, mi rompe le balle, ma non ci sto trovando nulla di utile in questo gioco. Nulla di forte, effettivamente. Il danno. Oh, wow, ok. Il danno. Non sempre il danno è tutto. Non sempre il danno è tutto. E sono il primo a fregarmene di più di quanto danno fa una carta, spesso. Però, quando andiamo a guardare a quanto danno fa una carta, si parla di fare veramente tanto danno? Goten e Gohan. Siamo sul livello di 70 milioni di danno. Confronto a... aspettate che vediamo un attimino. Non c'è il buff qua. A 17 milioni con una singola special, perché nel kit non c'ha add. Wow, 17 milioni, ragazzi. E ora partono loro due, i fisici. O parte anche Kid Goku e Vegeta. E me ne fanno 12 di special. Ho fatto già più danno, quindi... a che serve questo Goku? Oltre ad avere un bel artwork, belle animazioni. Non serve a niente. Mi dà troppo fastidio sta roba. Mi dà troppo fastidio. Voi non potete capire quanto mi dà fastidio una roba del genere. La trovo veramente una presa in giro verso il giocatore che pulla e che shoppa. Che ti mettono davanti un PG così. È veramente un'offesa. È un'offesa. Non tutti i PG devono essere top PG. Ma ho una regola ben chiara da quando sono usciti... da quando sono uscite le prime Red Zone. Un PG nuovo deve essere in grado di battermi l'evento. Ora, come detto prima, in questo server non c'è... In questo server non... Ma non mi... Ma basta, rompiscatole. In questo server non abbiamo Sin. Fidatevi, è un bene che non ci sia Sin. Fidatevi di me che è un bene che non ci sia Sin. Vorrei tenere Bulma e buffare un attimino, ma vorrei anche mettere Godfu safe con meno colpi possibili. Anche Silato, poveraccio. Ripeto, fidatevi, è un bene che non abbiamo... non abbiamo Sin. E se no, ragazzi, era ridicolo e basta. Prende danni da Sin AGL. Quella OE non fa praticamente niente, ma essendo che finché non tira la special c'ha 180.000 def, va a prendere danno da Sin AGL. È un PG pensato per essere vecchissimo, fine. È veramente ridicola come cosa. Grazie per la special. Goku, vedi di evadere perché sennò crepiamo. Siamo sotto di percentuale, eh? Tiriamo l'active, ok, dai, tiriamo l'active. La vediamo. Tanto il buff di Bulma è attivo, ok. Allora, active. Solo un secondo, voglio vedere che non ci sia... Ok, perfetto. Boh, almeno guardiamo l'active. E quella è anche bella.
Col POV, figa. Lost. Bella anche l'animazione. Ripeto, è tutto bello di sto PG, tranne il kit in sé. Ok, F, sì, se non crit non fa un cazzo. Ecco qua! Ecco qua. Ora riusciamo a vedere un po' di difesa, come potete vedere. 600.000, attivato l'active, è come tirare la special. Quindi abbiamo il 100% dal super attack, ok? Ora mancherebbe quello del 21 key. Quindi se andiamo in 21 key adesso... ok, a posto. Se andiamo in 21 key ora, la difesa arriva che non può reggere la special di... di Cellmax, scusate. Di Metal Cooler Core. Non può reggere quella di Metal Cooler Core. Non può reggere Cellmax facilmente. Perché Cellmax si avvicina più sul 2 milioni e non ha abbastanza difesa. Prende danno anche se int. Chi è che gli fa ancora tanto male? Sto pensando giusto un attimino. Vabbè, Sin non lo prendo in considerazione. Muore dai pugni, quindi... Vabbè, da Sin è full damage anche, sì. Da Sin è full damage. Cellmax potrebbe ucciderlo. Quello Red Zone potrebbe ucciderlo tranquillamente. I Gamma lo uccidono. 17 milioni, yeah. Sì, boh, fa sta special da 17 milioni. Se non lo buildate ad, fa solo 17 milioni. Va bene, ok. Qua non si tratta di definirlo mid. Questo è veramente il fratello di Raditz. Fa schifo e basta. È inutile. È inutile. C'è l'inutilità di Tarless. Cioè, nel senso che se voi prendete Tarless, non ci pullate sopra, amen, non è un problema. Ma non è inutile da dire è mid. No, è buono. Tarless è un buon PG. È inutile però da pullarlo in questo momento. Questo invece è inutile non perché... è mid ora è inutile perché è inutile, basta, non servirà mai, perché è già passato l'anno dove questo PG sarebbe stato buono. Eventi dove non c'erano gli AOE, eventi dove non ci sono gli AOE di pugni, perché prende il cazzo da baby, ok? Prende il cazzo da baby. Baby non la tiro mai fuori o mai come Red Zone, ma prende il cazzo da baby. Quando arrivano gli AOE ci prende il cazzo. Dai, su, per favore. Non ho neanche voglia di discuterne sulla cosa, ok? Fa solo ridere e basta. Fa solo ridere e basta. Sto PG mi fa ridere e basta. Questo sarà l'unico showcase che andiamo a fare. E siamo a posto. Fine. Non lo tratto più e facciamo finta di niente. Lo dico proprio per com'è, non mi interessa. Devo solo far finta di niente. Yeah. L'hanno voluto far così, buon per loro, io non... cioè, va bene. Ecco, vedete, questo è un Goku che, anche se non sta facendo 17 milioni, è utile alla guardia, alla difesa, a meccaniche. Goku base, eh. Per non parlare di Goku 23esimo torneo. Meccaniche, eh. Yes. Ah, e la possibilità di fare 3-4 special. Da 10 e passa milioni. 10, 20, 30, 40. Confronto a... 17, quindi sì, un Dokkan Fest è molto meglio. Yes. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Mi scuso un attimo del video così. Ok, non era mia intenzione per farlo, ma sono veramente proprio disgustato da una carta così. Mi dispiace. È stato un piacere. Ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video, raga. Yes. Ciao a tutti.